appena arrivati in elicottero. Abbiamo visto un'emozione fuori di testa. Tra un po' si parte finalmente. Finalmente, dopo giovedì, anche stasera. Sì, grande, grande Vasco. Molto l'abbiamo visto, molto bene. Stiamo aspettando da un bel po', quindi speriamo che adesso ci diamo la carica giusta. Noi ci aspettiamo. Vasco, facci un clippino dall'elicottero, perché altrimenti, cioè, dai! Grande! Cioè sono veramente allibito, sono molto eccitato. Vasco, Gazzetta di Modena, come si sente? Buon divertimento a tutti! Grande! 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 Vito! Vito Vasco! Più unico che raro, anzi è unico perché 40 anni di Rossi li festeggia solo una volta. La serata è la giornata è splendida giornata, c'è tanta gente, ci stiamo divertendo tutti e perciò viva la musica. No, è emozionante, ho detto prima una cosa per me importante, in un mondo nel quale adesso stanno costruendo muri dappertutto. La decisione del sindaco ha deciso proprio di abbattere i muri e di creare un evento inclusivo e non esclusivo. Ci sono 220.000 persone, hanno battuto ogni record, è una cosa incredibile a Modena. E fino adesso è andato tutto in modo straordinario, incrociare le dita, speriamo che vada fino alla fine. Sento solo della gente che fa dei complimenti e penso che sia una cosa... È emozionante, mi vengono i brividi, guarda. Una volta tanto possiamo dire viva Vasco. Alla grandissima, viva Vasco. Vasco Rossi, vero. A Modena, Modena Park. È stupendo, è magnifico, poi è un evento, quindi è senza parole. Stiamo facendo la storia. Esatto, stiamo scrivendo la storia. Oggi, stasera Vasco scriverà la storia. Una storia bellissima. Da dove venite? Da Varese, vicino a Milano. Bellissimo, bellissimo, siamo super eccitati. Vai Vasco! Sei grande! Vai Vasco! Ciao!